Caro benzina, l'Italia è uno dei paesi dell'Europa con i prezzi più alti ai distributori. Dopo la manovra finanziaria, in molte regioni si rischia di toccare quota 2 euro al litro, soprattutto nelle zone colpite da disastri ambientali. Ai cittadini, alla mercé delle compagnie petrolifere, non resta che cercare di razionalizzare il più possibile l'utilizzo dell'automobile. In molti passano al metano o al GPL, mentre i distributori cercano di accaparrarsi il maggior numero di clienti con la guerra delle offerte. Caro benzina, oro nero, la benzina è chiamata in tutti i modi, qual è il punto di vista di chi in realtà appunto vive e lavora nelle pompe di benzina? Ma anche per noi è un grosso problema, perché comunque sia in effetti il prezzo della benzina è salito a dismisura soprattutto nelle ultime settimane, e anche per noi è un grosso investimento sempre maggiore senza una resa effettiva, perché comunque il nostro guadagno è rimasto fermo a 10 anni fa praticamente, ma con un investimento ancora più grosso. Siamo dalla parte dei consumatori perché in effetti il prezzo è esorbitante, quindi capiamo le difficoltà dei consumatori. E c'è qualcuno che commenta mai, che vi chiede o che dice qualcosa? Tutti, praticamente tutti, ma giustamente per fortuna il 90% delle persone capisce che la colpa non è nostra. Più che dargli supporto morale non possiamo fare, ecco. Secondo te ci potrebbe essere una tendenza a usare meno la macchina proprio per cercare di risparmiare? Ma dopo lì dipende da uno che lavoro fa, perché molti sono obbligati comunque ad usarla perché in base agli spostamenti devono per forza utilizzarla, altri magari che per piacere la utilizzano o passano a metano, all'elettrico, oppure utilizzano un po' meno la macchina, quindi un po' un calo c'è stato, ecco. Caro benzina, la benzina aumenta sempre di più, lei come fa? Vado a metano, è l'unico modo per adesso per risparmiare, non c'è altra soluzione. E potrebbe essere la soluzione che anche altri seguiranno in futuro, secondo lei? Penso di sì, si andrebbe meglio con le altre alternative, tipo l'idrogeno, che non lo voglio mettere in produzione. O, come ho sentito in televisione che non è molto, con i derivati dai semi, che però anche quello non vogliono mettere in produzione perché lo Stato deve guadagnare con le accise. Quindi diciamo un caro benzina un po' voluto? Molto, molto. Lei ha la macchina? Sì, ho la macchina. Senta, e come fa con il caro benzina? È un problema grosso, perché comunque guidando anche i mezzi pubblici dobbiamo garantire il nostro lavoro e garantire il servizio. Noi per spostarci, per raggiungere i nostri mezzi, dobbiamo muoverci da casa con le nostre macchine ed è un problema grosso. Io ho optato, in famiglia abbiamo 3 macchine, 2 sono a metano e 1 a gasolio, però il problema si sente. I problemi si sentono, e come vuoi fare? Abitando in campagna non si può fare diversamente che utilizzare la propria macchina. Poi speriamo che qualcosa cambi in futuro. Senta, ma e quando fa benzina fa caso al prezzo della benzina dei singoli, diciamo così, operatori, oppure no? È normale, ci si rivolge quasi esclusivamente a quelli che applicano degli sconti o comunque sono i meno cari. Però anche quello è un problema, perché sono da andare a cercare e quindi bisogna fare altri chilometri, e quindi non è così semplice da risolvere il problema della benzina. Eppure sempre più persone preferiscono percorrere molti chilometri, a volte lunghe trasferte, per raggiungere una cosiddetta pompa bianca, un distributore indipendente. Nel Ravennate ce ne sono diversi, relativi siti internet sono nati apposta per segnalarli ai consumatori. Ma il caso più clamoroso rimane sicuramente il distributore Conad di Faenza, uno dei distributori che eroga il maggior numero di litri di benzina in tutta Italia, che sembra aver catalizzato l'attenzione non solo degli automobilisti locali, ma anche di quelli in transito lungo l'autostrada. Disposti ad uscire al casello romagnolo, rischiare di incontrare la coda d'attesa alle pompe, ma risparmiare qualche euro sul prezzo del pieno. Lei ogni quanto viene qui al distributore Conad? Pressoché tutte le volte che devo fare rifornimento. Lei viene sempre qui a far benzina o va anche in altri distributori? Vengo sempre qui ultimamente. No, ma vado anche in altre pompe a seconda di dove capita. Io comunque giro l'Italia e quindi un po' in qua, un po' in là, a seconda di dove mi fermo faccio benzina, insomma. E più o meno quanto risparmia? Ma
direi che faccio almeno un pieno alla settimana, sono 60 litri, quindi può farne lei automaticamente il conto. Oddio, questo non glielo so dire, perché da quando hanno aperto questo vengo sempre qui. Un risparmio abbastanza decente, insomma, un risparmio discreto. Più o meno sa quanto risparmio andando in una pompa bianca come questa? Beh, mediamente si risparmiano dai 4 ai 6,50 euro circa rispetto ad altre pompe di benzina. A volte qui il piazzale è pieno, stracolmo di macchine, le viene mai in mente di dire no, vabbè, questa volta vado da un'altra parte? Sì, mi viene spesso in mente di avere un atteggiamento del genere, però opto la fila andando a fare un altro servizio e ritornando magari in momenti più tranquilli. Aspetto. Sì. Quindi meglio aspettare ma anche mezz'ora, ma risparmiare. Comunque mezz'ora no, non si aspetta mai mezz'ora, no, al massimo io ho aspettato un quarto d'ora, di 10 minuti. Comunque sì. No, io cerco di venire qui non nelle ore di punta, essendo in pensione, e quindi non aspetto mai un granché. È mai venuto qui al distributore quando il piazzale è pieno di automobili? Beh sì, qualche volta mi è capitato. E lì cosa ha pensato? Aspetto ma risparmio, oppure me ne vado da un'altra parte e guadagno mezz'ora? No, no, più che altro si aspetta, perché non si esce in contromano, di conseguenza una volta che si è entrati bisogna comunque aspettare. Può spiegare ai non addetti ai lavori che cosa comporta essere una pompa bianca, o meglio, come fanno le pompe bianche ad avere un prezzo inferiore rispetto alle grandi compagnie? Le pompe bianche sono semplicemente proprietarie dell'impianto che sono a gestire. I nostri vantaggi economici vengono dalla razionalizzazione dei costi legati alla logistica e dal fatto che possiamo acquistare sul mercato dei carburanti chi in quel momento ci sta facendo il prezzo migliore, per cui non siamo vincolati ad acquistare presso catene petrolifere o marchi già esistenti sul territorio. La competitività e la razionalizzazione dei costi fa sì che riusciamo a esprimere competitività a livello economico. Stamattina il piazzale, diciamo, è relativamente vuoto, però ci sono dei momenti tipo dalle 6 in poi che è stracolmo di macchine. Più o meno quanti clienti servite al giorno? Ma noi contiamo di fare oltre 1000 erogazioni al giorno. Naturalmente ci sono dei momenti di punta, dei momenti di meno affluenza, però questo sicuramente, i dati ci dicono che è uno dei distributori di carburanti in Italia che fa più erogazioni nel numero di litri. Di distributori Conad ce ne sono relativamente pochi nella nostra regione. È sempre un problema aprire nuove pompe? Sì, è complicato. È complicato, anche se il nostro obiettivo è installare una pompa in ogni città. Questo è l'obiettivo che si è dato Conad. Non è facile, perché essendo anche nuovi nel settore sicuramente non siamo favoriti rispetto a chi sono i soliti nostri concorrenti. Non ultimo a Cesena, quando ci venne fatto ricorso al Consiglio di Stato dell'ENI, che poi è finito in un nulla, e quindi prossimamente ci sarà un'ulteriore stazione di carburanti nel centro commerciale Montefiori a Cesena.